Ben trovati all'appuntamento con Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5. Siamo all'undicesima puntata, siamo alla prima tappa del 2015. Naturalmente vi parleremo del calcio a 5 giocato su tutti i campi e in tutte le categorie. Potete farlo anche seguendo i nostri indirizzi. Ricordiamo il sito mondofutsal.net e youtube.com/mondofutsal tv. A tra poco dunque per l'undicesima puntata. Partiamo con la Serie A e con l'impresa che non è riuscita, la Rapido Latina che ha fatto visita ai campioni d'Italia della Lupa Renze sul parquet di Bassano del Grappa è finita 5-3 per la formazione di Mister Basile, dunque non è stato possibile fare risultato al cospetto di una squadra veramente irraggiungibile, la formazione di Mister Fernandez trascinata da un Jason in giornata di grazia, autore di una tripletta di Battistoni, Baccaro e Avellino, le marcature pontine. E con l'aiuto della regia di Marco Dell'Orco andiamo a vedere i risultati della dodicesima giornata. Futsal Città di Sesto, Acqua e Sapone 2-2, Lazio Asti 3-5, Real Rieti Fabrizio Corigliano 9-7 e poi il successo a Pescara del Caos per 4-1 e come detto Alter Ego Lupa Renze batte Latina 5-3 con il turno di riposo per Napoli. La squadra di Bassano del Grappa guida a quota 21 insieme all'Asti, seguono a 20 la formazione della Lazio e a 19 il Rieti, 18 punti per il Pescara, 16 per il Caos, 13 per Acqua e Sapone e Fabrizio Corigliano, 12 per il Città di Sesto, 9 per la Rapido Latina e chiude Napoli a quota 3 punti. Nel prossimo turno la formazione nerazzurra affronterà la Lazio, ex capolista sconfitta nell'ultima giornata dall'Asti che l'ha scavalcata in classifica e dunque guida, come detto, il primato insieme alla Lupa Renze. Per il campionato di Serie B, ottimo punto guadagnato in trasferta dalla Virtus Fondi Calcio a 5. I ragazzi del presidente Ginepro hanno impattato col risultato di 6-6 in casa dell'Atlante Grosseto. Una prestazione brillante, quella degli atleti fondani, che sono andati in rete con una tripletta di Simone Olleia, due gol di Frainetti e la marcatura del play manager Rosigna. Nel prossimo turno i rossoblù affronteranno tra le mura amiche del Palasport di Fondi il Foligno Calcio a 5, che tallona a una distanza in classifica proprio la formazione di Fondi e che nell'ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Porto San Giorgio, ma vediamo con l'aiuto della grafica come è andata in questa giornata. Il Prato Rinaldo ha superato l'Ardenza Ciampino col punteggio di 5-2, 2-2 invece tra San Giorgese e Civitanova, e chiusa con un 5-1 la sfida tra Aprutino e Marannurzia calcio a 5, mentre il Perugia si è visto espugnare il proprio campo dall'Olympus 3-2, 4-4 invece il punteggio tra Foligno e Porto San Giorgio, così come un altro avvincente pareggio, come detto, tra Atlante Grosseto e Virtus Fondi. Per questa classifica l'Olympus guida 29, Futsal Aprutino 24, e poi a 23 punti Ardenza Ciampino e Marannurzia, 20 per Porto San Giorgio e Prato Rinaldo, 16 per Atlante Grosseto, 13 per Virtus Fondi, 12 punti per Foligno, 10 per Perugia, Civitanova 4 chiude ad un punto la San Giorgese. E apriamo la C1 parlando della grande vittoria per il Minturno sul Lido di Ostia col punteggio di 6-2 al cospetto della terza forza del campionato. I ragazzi di Minturno hanno dato vita a una prestazione da incorniciare travolgendo la più accreditata compagine di Denze. In rete sono andati per due volte Stanziale Alves, poi Savastano e Simeoni. Nel prossimo turno il team del Golfo rende la visita al Città di Paliano, rinviata invece la gara dell'altra pontina, la Eagles Aprilia contro il Castelfontana. La compagine apriliana nel prossimo turno rende la visita alla capolista capitolina Marconi, fresca vincitrice della Coppa di categoria.
I risultati della 16ª giornata: Active Network Albano 6-1 e poi 2-5 tra Nuovo Atletico Ferentino e Capitolina Marconi. 3-1 è finita la sfida tra Atletico Civitavecchia e Città di Paliano, mentre 2-0 la Virtus Palombara ha regolato il Civitavecchia. È finita 4-1 tra TCP e Lazio Calcetto, 6-2 Minturno Lido di Ostia, mentre un 5-5 tra Anni Novi Ciampino e Mirafine. Posticipata invece la sfida tra Eagles Aprilia e Real Castelfontana si giocherà il 13 gennaio. Per la classifica in testa Capitolina Marconi a quota 41, segue a 37 la Virtus Palombara, a 33 Lido di Ostia, a 31 Active Network, poi Albano a 25, a 24 punti Atletico Civitavecchia e Anni Nuovi, 22 punti Nuovo Atletico Ferentino e Mirafin, 21 Città di Paliano, 19 Real Castelfontana, 16 Minturno e Civitavecchia, 11 Lazio Calcetto, TCP a 9, chiude la Eagles Aprilia a 7 punti. Ma andiamo a rivivere le emozioni della sfida tra Minturno e Lido di Ostia attraverso il servizio gentilmente concesso da Futsal Thunder. Subito a mettere in difficoltà nel palleggio i ragazzi del Minturno, qua però che vanno bene il tiro e la rete del vantaggio di Silva Alves. Parte subito bene la stagione 2015 del Minturno. Quindi si dovrà giocare tutto nel secondo tempo. Qua deviato il tiro di Fred e poi deve metterci la manona Saviano. Palla ancora scaricata dietro verso Grassi, che pensa al tiro, va di Nichile. Ancora palla dentro e palo, palo colpito da Viglia. Poi De Nichile e il miracolo di Saviano. Il numero 10 Savastano, appena entrato Savastano, miracolo, attenzione a porta vuota. Il tiro e Grassi salva poi Savastano! Francesco Savastano per il 2-0 del Minturno. Turno al Lido di Ostia. E gran gol qua che arriva da parte di Federico Aviglia. Mette la palla sotto l'incrocio. Riapre la partita il Lido di Ostia. Grassi pensa al tiro, se la porta sul destro. Ancora il 10, poi De Santis. Una finta! E il capitano rimette le cose a posto, 2-2, segnato da Paolo De Santis. Stanziale, Tapia qui sbaglia il passaggio però, Stanziale che recupera in un secondo momento il pallone, può partire un contropiede, Stanziale con la punta, il gol del capitano, incredibile, appena superata la metà campo, una puntata che va a infrangersi dentro lo specchio della porta avversaria. Ora parla per lui Rabona, distanziale, perde però il pallone il Minturno e qua miracolo di Saviano, li salva. Attenzione, siamo ancora in cronaca, contropiede con Silva, Silva dentro per Simeoni, Davide Simeoni, 4-2, a esultare, esce quasi dal campo, un risultato pazzesco in una partita pazzesca. Entrato però il portiere Paradiso che adesso rilancia il pallone e prova ad uscire per far entrare nuovamente Martinelli, che entra adesso poco al termine della seconda frazione, passa De Santis in qualche modo solo per un momento, Stanziale, esultano tutti ancora prima che la palla possa entrare in porta, è entrata, va a esultare insieme al presidente, il capitano, il cuore di questo Minturno che si porta 5-3 a pochi secondi dal termine del match. Prende sempre il pallone sul volto Martinelli, qua il tiro che prende il palo, lo potete vedere probabilmente, c'è ancora a terra mister Andrea Cardillo mentre si attende l'ambulanza e quindi è la segnalazione. Attenzione Silva dalla gran distanza, la chiude lui, 6-2 del Minturno. Il risultato è 6-2, mancano pochi minuti, forse solo secondi, l'arbitro dice a De Michele di smetterla. Peraltro le squadre sono state correttissime in questa partita finora. Calcia più lontano possibile, quasi a restituire forse il pallone Francesco Saviano, mentre arriva ora il triplice. Fischio dell'arbitro in un clima surreale con mister Cardillo a terra. Arriva la vittoria per 6-2 del Minturno. Yeah.
Il prossimo turno del campionato di C1 vedrà opposta la Lazio Calcetto alla Active Network, poi Real Castelfontana, Anni Nuovi Ciampino, Mirafin contro Atletico Civitavecchia, Capitolina Marconi contro Eagles Aprilia e dunque sfida alla capolista per la Eagles, Città di Paliano Minturno, Civitavecchia Nuovo Atletico Ferentino, Lido di Ostia TCP e Albano Virtus Palombara. Il campionato di C2 allunga la capolista Sport Country Club Gaeta che batte il Città di Minturno con un perentorio 7-1 e approfitta dei passi falsi delle inseguitrici. Cade male il Velletri sconfitto in casa dal Vigor Cisterna per 5-2, la Gymnastic Fondi che non va oltre il pari 2-2 a Pomezia contro il Penta. Tiene il passo invece l'Anzio Lavigno che supera la Fortitudo Terracina col punteggio di 7-1 e conquista la piazza d'onore. Vittoria importante in chiave salvezza per la Connect Calcio a 5 in casa dell'ASC Pomezia e tre punti preziosi anche per lo Sporting Giovani Risorse ai danni della Vis Fondi. Rinviata al 3 febbraio invece la gara tra FC Cisterna e Real Podgora. Per la C2 siamo giunti alla giornata 14esima, riepiloghiamo quanto accaduto, Sport Country Club batte 7-1 Città di Minturno Marina e poi ASC Pomezia Laurentum perde in casa con la Connet 4-6, 7-1 invece per l'Atletico Anzio Lavigno sulla Fortitudo Terracina, 2-2 tra Penta Pomezia e Gymnastic Studio Fondi. Rinviata al 6 febbraio la sfida tra FC Cisterna e Alpogora, mentre 2-5 finisce il match tra Velletri e Vigor Cisterna. E per concludere Sporting Giovani di Risorse supera la Visfondi 5-2. Questa è la classifica, 34 punti per lo Sport Country Club, seguono a 29 Atletico Anzio Lavigno e Gymnastic Studio Fondi, a 28 Velletri, a 22 Real Podgora e Sporting Giovani Risorse e poi 19 punti per Vigor Cisterna, 17 per FC Cisterna, 16 per Penta Pomezia e Visfondi, 11 per la Connect, 10 per l'ASC Pomezia Laurentum, 6 per la Fortitudo Terracina e 3 per il Città di Minturno Marina. Ma approfondiamo quanto accaduto innanzitutto nella sfida tra Sporting, Giovani Risorse e Visfondi con il servizio di Davide Mancini ed Enrico Pasquali Coluzzi. Amici di Mondo Futsal, buon pomeriggio, Davide Mancini, benvenuti al Pala Bianchini di Latina, dove si stanno per affrontare Sporting Giovani Risorse e Visfondi. Era valida per il primo turno di ritorno del campionato di Serie C2, girone di questo 2015. Si parte il primo pallone giocato proprio dallo Sporting, subito azione offensiva, e parte la Visfondi, impressionante. Triolo di prima, proprio per il numero 7, Passanante è solo, attenzione allo scambio con Triolo, e arriva il vantaggio della Visfondi con Triolo che a porta vuota mette dentro per il vantaggio degli ospiti. Non è toccato al centro, Triolo recupera, lavoro di gambe di Amarante, l'errore, attenzione Iannella ne approfitta e c'è il pareggio di Iannella. Aitoglieru, va bene il pallone, allora è 3 contro 2 per lo Sporting, si allarga Martufi, il pallone proprio per il numero 5, la finta di Martufi, entra in area di rigore, ancora Martufi, scarica su Gaito, il piazzato, ci mette il piede Luca Napolitano, ancora Gaito, allarga a destra, ma c'è l'errore, attenzione a Passanante, se ne va in contropiede da solo davanti a Corbucci, Triolo e c'è l'autorete di Contarino. Passanante non vede compagni liberi, allora scarica in avanti per Triolo che uccide il pallone, va con il destro, prova la risposta di Corbucci, è stato questo pallone sempre per Gaito, la finta di tirare con il destro, poi scende Contarino, allarga il compasso, ancora per Gaito, va a sparare con il destro, la gran parata da parte di Napolitano. Triolo recupera il pallone, se ne va da solo Triolo, numero 10, va fino in fondo con il destro, spara Triolo, non trova la porta, altra chance però Annella che non trova il compagno, trova però Martufi, allora può andare con il destro, porta avanti il pallone Martufi e batte Napolitano per il pareggio. Pronto Martufi con il destro, alza questo pallone per Gaito al volo, non riesce dalla zanna con il tacco a mettere dentro e questa era una buona chance Contarino, quindi Gaito va con il destro, Gaito spacca la porta e porta in vantaggio lo Sporting Giovani Risorse, perde il contatto con il pallone, riparte Contarino da solo contro due avversari, riesce a trovare Iannella, Iannella 4-2, grande azione dello Sporting che va sul più 2 grazie al gol del numero 10 Iannella. Danza sul pallone
Possiamo però anche gustarci le immagini di Atletico Anzio Lavinio, Fortitudo Terracina, ci hanno pensato Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti alla 14ª giornata del campionato. Sono già in campo e si stanno salutando l'Atletico Anzio Lavinio e la Fortitudo Terracina. È tutto pronto, si attende soltanto il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Partiti Musilli, riapertura sulla destra, poi il rientro e la rete. Passa in vantaggio l'Atletico Anzio Lavinio, la rete di Simone Moncada. Fermato però, è l'ora del brusco. Pallone per Moncada, tutto solo, pallone che finisce sulla traversa. Vince il contrasto del brusco il sinistro, grande parata, tentativo ancora dei padroni di casa con del brusco, pallone che finisce sul palo, poi sulla ribattuta ancora del brusco, ancora una nuova proiezione offensiva sul dischetto Clavari. Il destro e palla in rete. La combinazione fallita con il compagno, poi va via Clavari, tunnel all'avversario, poi appoggia comodamente, 3-0 di De Marco. E ora Daniele Moncada, suggerimento per De Marco, ancora Daniele Moncada, arriva il poker. Fa il fallo da parte di Campoli e arriva il rosso. Tanto qualche protesta per la decisione del... l'espulsione, mentre arriva un altro rosso. Giro palla dell'Atletico. Origlia, il destro, pallone alto. Giovanni, lascia la palla, metti giù. Pallone difeso con i denti da parte della Fortitudo e arriva il palo di Baroni per Spezzafero, poi Francescato. Prova al destro, l'intervento sotto porta. Francescato, ancora s'accoccia. Pallone per Vestoso, ottima, grande occasione per Terracina. Poi l'intervento di Fontemaggi. Pallone per s'accoccia ancora. Francescato, il destro, pallone sotto porta per Vestoso che interviene. Poi ancora un break, Daniele Moncada per Simone, palla in rete, 5-0. L'Atletico Anzio Lavinio avanti 5-0. Daniele Moncada dopo un 1-2 con Clavari mette dentro 6-0. E allora Francescato prova ad andare via, fermato numero di Clavari, entra dentro poi De Marco, arriva il 7-0. Però il pressing dell'Atletico è implacabile, arriva il break con il palo colpito da Corsi che vede l'Atletico Anzio Lavinio avanti sulla Fortitudo Terracina che prova la via della rete e trova il gol della bandiera Baroni. Prova a reagire subito l'Atletico Anzio Lavinio, ma ancora contropiede Terracina con Baroni ancora pericoloso. Corsi rientra sul sinistro, la parata, ma arriva il triplice fischio finale, 7-1 in favore dell'Atletico Anzio Lavinio sulla Fortitudo Terracina. Mister De Angelis, primo tempo ad alta velocità, subito gara nei binari giusti e poi avete gestito. Sì, contrariamente al solito, dove normalmente inizialmente quando non affrontiamo squadre di alta classifica la squadra certe volte tende a sottovalutare l'impegno, e invece no, questa volta al contrario siamo partiti subito con la giusta intensità. Abbiamo creato gioco, siamo andati a conclusione, dopo 4-5 minuti abbiamo sbloccato il risultato. Sì, oggi diciamo abbastanza bene. Paradossalmente ci ha penalizzato il fatto di andare subito sul 4-0 ancora prima della fine del primo tempo,
e ho visto immediatamente infatti che abbiamo rallentato e non abbiamo più giocato come dovevamo, l'individualismo ha cominciato a prevalere. Tra il primo e il secondo tempo ho dovuto riprendere un attimo i fili del discorso e nel secondo tempo abbiamo ricominciato a dare una prestazione degna, diciamo, della partita, altrimenti avremmo rischiato come al solito di sottovalutare o sprecare delle situazioni di gioco che normalmente invece portiamo a compimento. Insomma, sì, andava abbastanza bene, sono abbastanza soddisfatto del gioco e dell'intensità che abbiamo espresso. Mister Cristofaro, primo tempo dove Lanzio Lavinio ha segnato 4 reti, poi qualche decisione contestata da parte dell'arbitro, mentre nel secondo tempo comunque ci avete messo il cuore, grande possesso palla e qualche occasione buttata via. Di troppo, aggiungerei. Niente, buonasera innanzitutto e niente. E sono molto arrabbiato per il primo quarto d'ora, 18 minuti regalati all'avversario. Loro sono andati in vantaggio con degli errori grossolani, questo me l'aspettavo perché oggi è un mese che ho preso la squadra in una situazione di classifica molto deficitaria, diciamo, e i ragazzi erano molto scoraggiati al mio arrivo, insomma, quando non arrivano i risultati è così. E stiamo cercando di lavorare insieme alla società, insieme ai ragazzi, sono sempre presenti agli allenamenti e questa situazione secondo me era dietro l'angolo, però sparirà al più presto da questo angoletto. È così, i ragazzi avevano in mente un altro tipo di gioco, io ho le mie idee, ci vuole un po' per metabolizzarle e niente, non ho altro da aggiungere perché dopo 18 minuti 4-0 è inutile, insomma. Poi la squadra ha avuto una bella reazione anche nei 7-8 minuti finali del primo tempo, la potevamo riaprire in occasioni nette, mancate, ma ripeto, sono dovute dal nervosismo, dalla mancanza di sicurezza, di risultati che non arrivano. La 15ª giornata di C2 vedrà opposte Fortitudo Terracina e Ascoli Pomezia Laurentum. A seguire Real Podgora Atletico Anzio Lavinio, Vis Fondi FC Cisterna, Connect Penta Pomezia, Gymnastic Studio Fondi contro lo Sport Country Club, Vigor Cisterna contro lo Sporting Giovani Risorse, mentre si chiude il programma con Città di Minturno Marina Velletri. Ma addentriamoci nel ricco mondo della Serie D, partendo naturalmente dal girone A. Vince ancora la United Aprilia in trasferta sul campo dell'Atletica Roccamassima, 7-3 il punteggio, con in evidenza la tripletta del solito bomber di Giorgio. La Cimil Latina Scalo supera di misura 2-1 il Real Latina in un derby d'alta classifica. L'altra compagine dello Scalo, la Virtus, è corsara sul campo del Città di Anzio con il risultato ampiamente affermato di 8-1. Identico risultato casalingo per il Flora ai danni della malcapitata R11 Latina, 3 punti poi per la dilettanti Falasche, vittoriosa 4-2 nel derby giocato in esterna contro il L Nettuno e dell'altro team di Nettuno, il Libo, in casa contro la PR 2000 Aprilia con il punteggio di 8-4. Riepiloghiamo i risultati, dunque affermazione netta per l'Unione d'Aprilia, 7-3 sul campo dell'Atletico Rocca Massima, 8-1 addirittura Virtus Latina Scalo sul Città di Anzio e poi il Flora 92 sull'R11 Latina, 2-1 Latina Scalo Cimil sul Real Latina, 4-2 per la Dilettanti Falasche sull'L Nettuno nel derby e poi Libo Calcio a 5 batte PR 2000 Aprilia 8-4. Riposa la Fortitudo Futsal Pomezia. In classifica comanda dunque lo United d'Aprilia, 30 punti, 27 per la Fortitudo Pomezia, Latina Scalo segue a 26, Latina Scalo Cimil, mentre Real Latina è a 22, 19 punti per il Città di Anzio, 18 per il Flora 92, Dilettanti Falasche a quota 13, 12 punti per la Virtus Latina Scalo, l'L Nettuno a 10, 8 punti per l'Atletico Rocca Massima e Libo Calcio a 5, anche per il PR 2000 Aprilia chiude l'R11 Latina a quota 2 punti. Ma andiamo a gustarci veramente questo derby tra l'Ele Nettuno e Dilettanti Falasche nel servizio di Daniele Porcelli e Valerio Di Prospero.
10 punti in classifica per le formazioni dell'Ele Nettuno e Dilettanti Falasche che si affidano, che si confrontano in questa 12esima giornata del campionato provinciale di Serie D. Con Marconi parte in questi istanti il confronto, che si allontana adesso, guadagna campo del Principe, c'è il tiro di Marconi dopo 5 minuti. Tinari prova la possibilità di rimettere il pallone in mezzo, arriva Valentino, il tiro, la risposta di Mangili, Valentino pronto per la possibilità, il tiro, la risposta ancora di Mangili, con Meschini si va avanti, va a commettere anche fallo, tutto regolare, avanza da solo Atturi, il tiro, le fiondate verso le porte, il tacco, la possibilità del Principe, il tiro di Meschini vicino a sé a Favella, il possibilità di dialogare insieme, la possibilità di Dinari, il gol da parte di Dinari al 12esimo minuto di gioco. Tomei riparte la squadra ospite con Pedriani, Meschini si allarga un po' troppo, c'è il gol da parte di Meschini, in avanti adesso il Nettuno, finisce a terra, c'è calcio di rigore. Belleudi invece, andiamo a rettificare il nome del giocatore, contro Mangili, parte il tiro e c'è la rete, mandato dal primo minuto in campo dal tecnico D'Amando. Pedriani, il tiro, palla che lambisce il palo, brivido subito dopo un minuto di gioco. Grande casa metterà sulla sua inventiva un tiro su una conclusione rabbiosa in corsa da parte di Comito al quarto della ripresa. È Comito, Atturi per Belleudi, adesso si è spostato Belleudi andando, ha liberato invece del Principe, il tiro, la Rocca, la risposta in due tentativi da parte di La Rocca, parte il fischio, parte anche Pedriani, il tiro sotto la traversa e c'è il gol del vantaggio, arriva all'undicesimo, parte Pedriani, il tiro e la risposta di La Rocca, ancora Pedriani, il tiro, ancora La Rocca, gli nega ancora Pedriani, e terzo tentativo su tiro libero, parte Tinari, e il pallone fuori, c'è un fallo adesso di Tinari non ravvisato, la possibilità del gol e c'è il gol, porta completamente sguarnita, si espande molto più lontano adesso il piattone, la traversa dopo la deviazione di Mangili, e 32esimo invece se ne arriva anche il secondo minuto di recupero, finisce il confronto con i Dilettanti Falaschi che battono il Ele Nettuno per 4-2. È tutto per questo appuntamento con Mondo Futsal. Il Ele Nettuno perde in casa il derby con i Dilettanti Falaschi. Un'occhiata al prossimo turno, la 13esima giornata vedrà opposte Dilettanti Falasche e Flora 92, PR 2000 Aprilia, Atletico, Rocca Massima, Real Latina, Ele Nettuno, R11 Latina, Fortitudo Pomezia, United Aprilia contro Città di Anzio, Virtus Latina Scalo contro Latina Scalo Cimil, dunque l'attesissimo derby. Riposa invece il Libo Calcio a 5. Ancora fermo invece il girone B, si sono disputate comunque due gare di recupero, il DLF Formia è andato ad espugnare il campo dei Nuovi Orizzonti con il risultato di 4-1 grazie a una tripletta di Conte, e lo Sport Interracina ha superato al Palacarucci il San Giovanni Spigno con il punteggio di 5-3. Per questa classifica il Real Terracina guida a 26 punti, l'Accademia Sport segue a 22, 18 lunghezze per Olympus Sporting Club, 16 per Suio e Sport Interracina, 15 per il DLF Formia e Real Fondi, 14 per San Giovanni Spigno, 13 per il Formia 1905, 12 per il Città di Pontinia. Chiudono a 2 punti l'Atletico Sperlonga, ad un solo punto la Nuovi Orizzonti.
Completata dunque la consueta panoramica, termina qui l'11ª puntata di Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5, non prima però di avervi ricordato i recapiti attraverso i quali raggiungerci. Ricordiamo il sito mondofutsal.net e poi le immagini che potete ammirare su youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, il ringraziamento va naturalmente a Marco Dell'Orco per la grafica e la regia e a tutti i collaboratori che hanno reso possibile anche la realizzazione di questa nuova puntata targata 2015. Grazie e arrivederci naturalmente alla prossima puntata.